Al filo, non è che lo giri se lo gli metti a sto volume Sì, il qua, il cappuccio. cappuccio Guaina. para sì, Sì. anche quello che te ho lì, so. Però sono tutti piccoli particolari che uno che magari guarda che se ne intende, dice guarda però sta messa. E dopo ogni bicicletta per dirti, per esempio, anche queste, le ha tutta una. Data la 2000. 2000, ma data la 2000 l'aveva fatta la bicicletta 2000, era quella con le ruote da 20, da 20 scusa, da, del 20 come la Graziella, Sì. con stesso telaio, stessa forcella, perché identica a questa, soltanto che è più grande da persona adulta. E lì mi ricordo che mio papà le aveva, perché insomma, che ne ho ancora una di mia sorella, e questa mi non l'avevo mai vista. Del 14, non sapevo neanche che esistesse. Un giorno porta il ferro vecchio fuori dalle mollizie, butta sul cassone la bicicletta, tocca. Guarda, da 2000, è impossibile. Allora lo dico al coso che era là, cosa come la bicicletta? Non so, beh, tu la su e va via. Arrivi a casa, lei ha una bicicletta, era su ancora l'adesivo, c'è che Giovanni, Ah, bella papà, ragazza. sta qua, la mette a posto. Ha voluto un anno e mezzo a metterlo a posto perché questo non è in bianco, è un perlato, Sì. queste le ha perlate, con quel verde là, e per fare la verniciatura che ti fai tutta una base bianca, ti fai il perlato, è trasparente, si chiude la divisa, non c'è robe. Questo è Manchea, l'unica parte che manchea era questo. Grazie a te. Gliel'ho ricostruito come la fotografia, gliel'ho rifatta per girare tutto insomma. E questa è tutta originale, l'unica parte che mantiene era questa che gliel'ho rifatta, se non è precisa, questa qua addirittura era la sera che io bambino qua, che la va sempre su e giù, Sì. però la sera la vanca in avanti e indietro. Nel manubrio se il bambino l'ha i braccetti corti, se svita la vite qua e ti tira dentro il manubrio o te la. Infatti lei questa particolarità che il manubrio Esatto, non ha il tubo unico, no, ma terrà, ogni manopola ha. esatto. Lei già all'epoca era all'avanguardia. Adesso mi manca le adesive, che gruppi che fai le adesive, però questa legnata la 2000. Questa legnata sempre la bicicletta fatta sempre con La l'ipo, tua vedete? mascherina devi tenere su. Di tutte le parti la è scatto fisso. Sì. E in un primo momento l'ho comprata, sì, perché l'avete là, io ho fatto che l'ha scatto fisso, vedete tante, però non l'ha scatto fisso. Qua, dentro qua, chi ha fatto un movimento tu particolare con un... come una ruota libera che ti te pedala e ti te ferma. Le fa tutto il sistema che non ho mai visto. In pratica ti qua non è come quello con scatto fisso che bisogna sempre che ti pedala. Poi ti pedala e ti te ferma. Perché il scatto fisso lì qua dentro. E allora lo corri a frenare. No. Frena, ti lo freni. Però qui con scatto fisso di lui non c'è più che te pedale, no? Sì, certo, perché è fisso proprio Ah qua, sì, ah per sì. il discorso là. Anche lei una bicicletta così, se te guarda come che è fatta, lei... Edoardo Bianchi. E no, metto sta qua. Ah sì, è cavolo. Questo è sempre scatto normale, vedi la scatto Sì. io. Se vuoi dirti le fea con criterio, come la bicicletta quella grande perché è più piccola. Vedi anche il telaio, tutto dentro, con il telaio che vedo sulle tutte qua le cose, queste qua di fucili forgiati. Sempre la sua pompa. Sempre a sua pompa. Sempre, anche se era il bimbo, però era il bimbo, La mia, era sì. la sua pompa, il suo borsellino. Borsellino, sì, era un accessorio. E così poi.
Dimmi quando. Quando vai tu. Allora, ecco che qui passiamo al reparto motocicli. Marzo 1959, Moto Guzzi. Da dove cominciamo? Questa è una Guzzi, è un GTV 500 del 49. Quello è un bollo del 59. Quindi modello 49. 1949, quindi un GTV 500. E anche questa qui smontata? Smontata tutta la vite. Fino all'ultima vite. Motore lo stesso, rifatto nuovo. Era una moto che avevi comprata 40 anni fa. E dopo nel tempo l'ho messa su un banco e... con le mani se la l'ho messa lo stesso. E anche qua trovare i tuoi pezzi? Bisogno non è un problema, si trova. Poi nei 2 anni di lavoro. Questa è rifatta questa, ma tutta la bulloneria, le cose che era allora, quella che era nera, quella che era giovina, quella che era normale, sì. Bisogna. E visto che con la telecamera siamo in questa zona, guarda, noi ci spostiamo di qua, questo è il modello, perché chiaramente la forma del manubrio anatomico, sì. Questo è il modello, puoi anche lasciarlo di là. Questo è il Valeri, questo è il cliente che mi ha fatto il lavoro. Il cliente della Svizzera che l'ha messo a posto, perché l'ha visto che fa questi lavori qua, che era di suo papà. Allora via Carlo portava le origini come che la era nel tempo, sì. E poi manca ancora le adesive in particolare, dopo in attorno. Anche qua tutta smontata, grattata, la messata, il pesare il motore. A posto, passa più un tasso della via, no? Ok. Un'altra occasione con questo modello, Motum. Questo è il Motum. Io non lo conosco, mi sai dire la storia di Motum? La storia? Viene rimasto, da dove arriva intanto? Questo è l'italiano, c'è Milano. Questo è... una delle prime serie con cambio a bacchetta, un motore a 4 tempi, a benzina. Ma leggete la sua? No, questa la leggete da un il mercatino e non mi sarà perché ho una fissata. Ho fatto un disastro. No. Hercules, il tedesco. Di KV. Questo è di KV, sì. Sempre tedesco. Questo è la bisera, 2 tempi, 2 marce. Serbatoio. Sì, a telaio, sì. Qua invece è modello Benelli. Questo è un Benelli, sì. Sempre per il nostro qua italiano. È un 58 mi pare. Insomma, questi sono tutti i modelli che hai rimesso in sesto. Sì, questi sono stati tutti smontati e rimessi a nuovo come lo facevi, insomma. Tutti i motori che a suo tempo mi ha ricomprato, mi si va. Sì. Perché se lì si fanno sempre. È stato un ogni tanto. Qua io ho sempre un anno da fare, da quando mi ricomincia che finisce.